Siamo al palazzetto Flaminio dove hanno avuto inizio le gare, oggi cominciano i primi incontri, vedete alle nostre spalle due squadre di Under 16, campionato, quest'anno abbiamo 57 squadre divise su tutte e cinque le categorie, dall'Under 12 all'Under 16. E quindi abbiamo 10 tornei, 5 campionati e 5 coppe. In totale abbiamo più di 1000 fra atleti e genitori presenti per vivere un'esperienza di sport, ma sicuramente molto di più. Ieri sera abbiamo avuto delle grandi emozioni vissute in Piazza Italia, l'Italia in miniatura. C'è stato l'incontro con due ragazzi di San Patrignano che hanno raccontato la loro esperienza di vita e ho visto le ragazze molto attente e coinvolte in questa narrazione di questi ragazzi, e penso che sia stato un momento importante che si ricorderanno per tanto tempo. Stasera abbiamo un altro evento però dedicato ai genitori, quindi invitiamo tutti i genitori al Palazzetto Flaminio, quindi in questo impianto. Sarà presente Manu Benelli e Luisella Milani che insieme cercheranno di coinvolgere i genitori su un gioco di ruolo, quindi metteremo i genitori in palestra, le bambine le mettiamo in tribuna, ribaltando i ruoli tra chi fa il tifo e chi gioca, per fargli capire alle ragazze quello si prova a stare di sopra negli spalti a fare il tifo, e per insegnare ai genitori quello che le loro ragazze quando sono in campo provano. Per spiegargli la pallavolo è un gioco un po' complesso e che quindi quando qualcuno sbaglia non è perché c'ha sonno, perché dorme o perché non è in condizioni psicofisiche ottimali, ma perché la pallavolo è un gioco molto difficile, e glielo faremo capire ai genitori insieme a Manu Benelli, 260 presenze in nazionale, 11 scudetti, Coppa del Mediterraneo, insomma un sacco di trofei, e anche Luisella Milani 57 volte mi pare, 60 volte con la maglia della nazionale, quindi persone che lo sport lo conoscono, persone che hanno dato una vita e continuano a darla allenando ancora, e quindi la loro esperienza penso che unita al nostro spirito WISP anche stasera darà i suoi frutti. Domenica una serata di festa, giochiamo fuori casa, nel senso che abbiamo la Molo Street Parade con Fedez, quindi sarà anche lì un momento di condivisione, di divertimento puro. Speriamo che domenica, quando ci sono le finali e le premiazioni, tutti abbiano potuto mettere insieme tanti bei ricordi, tanti bei momenti da portarsi dietro e da condividere anche con i compagni nel loro territorio. Come dicevo, pallavolo sì, non solo, la WISP è molto di più. Qui accanto a me abbiamo Paolo Belluzzi, un componente del Consiglio Nazionale, molto di più perché in Emilia si occupa di mille cose da tantissimi anni in WISP, però lui è l'esempio di come la WISP sia un qualcosa di trasversale. Lui si occupa di altri sport istituzionalmente, però ora ci racconta un po' la sua storia, ma sta dando una grossa mano anche per far ripartire la pallavolo in certe zone che qualche anno fa hanno avuto qualche problema. E quindi Paolo, raccontaci un po' la tua esperienza anche nella pallavolo. Va bene, tanto grazie, buongiorno a tutti. Sì, come diceva Fabrizio, adesso la squadra che WISP Modena Provinciale ha portato qua, è già il terzo anno che questa squadra partecipa, si chiama Equipe Emilia Volle WISP Modena. È una squadra che è nata dopo il terremoto, è nata nel cratere del sisma, quindi nei comuni modenesi dell'area nord, e per quasi 2 anni queste bambine sono cambiate, ma molte sono ancora le stesse, hanno fatto allenamento in palestre diverse, in situazioni precarie, all'aperto, e grazie ai tanti genitori che ci hanno sostenuto, poi dopo questo è diventato un progetto. Oggi questo progetto strutturato ha quasi 50 bambine iscritte e frequentanti sulle 3 categorie, Marina Bulgarelli, che è il mio braccio destro, è qualcosa di più, mi dà una grossa mano. Noi siamo qua oggi in veste di volontari, come tutti gli allenatori puri dedicano i sabati, i domenica e i lunedì a questa grandissima passione che è insegnare lo sport ai ragazzi e alle ragazze, in modo particolare alle ragazze in questo caso, perché è un bellissimo gruppo e speriamo che da qua nascano non tanto delle campionesse, ma dei dirigenti, dell'associazione, degli allenatori, delle persone appassionate
e magari un domani anche delle mamme che abbiano conosciuto lo sport vero, lo sport pulito, lo sport praticato, perché i loro genitori gli hanno dato un grande esempio nel sostenerle. Posso passare a Marina? Certo. Vai. Ciao. Ciao. Dici tutto di te. Chi sei e che cosa stai facendo qua? Allora, io sono Marina, sono una laureanda in scienze motorie e qualche anno fa Paolo mi ha preso sotto la sua ala coinvolgendomi nel progetto Equipe Emilia e ho iniziato come appassionata di pallavolo a seguire queste ragazze partendo dall'under 11 dai più piccoli fino all'under 16, ma in realtà poi è un po' sfociato in altre attività WISP seguendo ragazzi disabili, che sta un po' diventando la mia passione, un po' il mio futuro. Quindi tramite WISP mi occupo del sociale, di gruppi per ragazzi con esigenze particolari e insieme a Paolo però continuo qua con la pallavolo e questi weekend sono sempre, è il terzo anno anch'io che vengo e che partecipo e per le ragazze è un'esperienza bellissima. Hanno l'occasione di fare gruppo, di fare squadra e soprattutto di mettersi alla prova con squadre che non hanno incontrato durante il campionato. Quindi per una realtà piccola come l'Equipe Emilia, che nasce appunto da piccoli comuni che si uniscono, è veramente uno sguardo d'insieme della pallavolo nazionale. Farei amicizia allora con tante altre ragazze delle altre regioni? Sì, adesso in hotel io più che altro discuto per gli orari in cui andare a letto, le ragazze invece durante i pasti eccetera fanno amicizia e si conoscono. E questo è il vero spirito della WISP. Esatto, infatti è la cosa bella sia del campionato ma anche di questi eventi, come abbiamo partecipato anche ai campionati regionali con la nostra squadra, proprio l'obiettivo è di conoscersi, fare amicizia e capire quanto è bello fare sport insieme a tutti. E che cosa ti aspetti adesso da queste partite che ci saranno? Allora, no, non dico di vincere perché sarebbe puntare un po' troppo in alto, però di vedere il lavoro fatto durante l'anno dare i suoi frutti e quindi vedere gli errori che abbiamo fatto e tutte le cose su cui abbiamo lavorato, vedere che hanno dato qualcosa e che stanno funzionando. Va bene, ti ringraziamo molto, sei stata esplicita e perfetta. Ti ringrazio. Grazie a voi e in bocca al lupo alle squadre. Grazie, ciao. Allora dal palazzetto dello sport di Rimini concludiamo questa diretta e ci rivedremo poi questa sera. Arrivederci a tutti, ciao.